Speed Race, l'ABC dell'energy drinking. Chiuderei con quelle che sono un po' i punti interrogativi, ma anche le, dopo che abbiamo parlato delle minacce, di solito si parla anche delle opportunità, no? Per un'azienda. E quindi io ho tre cose da dire, poi dopo c'è la decisione di rispondere a quale prima, non lo so. Una è Russia, una è Malesia, perché di questo anche si è parlato, e l'altra è una domanda doppia, cioè l'interesse di Dorna nei confronti di Infront, che non è stato ben chiaro, e se esiste nelle vicissitudini di Infront e alle scelte di alcune case strategiche l'influenza di quelle che sono le scelte della MotoGP. È una domanda cattiva, dovevo pur farla, non no, è che no, potevo andare in vacanza. Cattiva, allora parliamo di Russia innanzitutto, sì. E poi magari puoi inquadrare dopo le foto che abbiamo appena guardato insieme, sì, del circuito di Mosca. Noi stiamo definendo gli ultimi dettagli di un contratto decennale con il nostro partner russo, di cui abbiamo già parlato a Misano, Alexander Yakhnich. Il circuito in cui andremo a correre, diciamo al 95%, perché per scaramanzia, fino a quando un contratto non è firmato, bisogna sempre pensare che c'è una piccola probabilità che le cose non vadano in porto all'ultimo, anche se la ritengo veramente minima in questo caso. È un circuito disegnato dall'architetto Tilke e ha una lunghezza di circa 4,6 km ed è a 70 km da Mosca. I lavori sono piuttosto in fase avanzata, chiaramente devono correre perché appena arriva la neve e il gelo in Russia bisogna smettere di fare questo tipo di lavori, soprattutto quando si tratta di costruzioni di asfalto. Ma la situazione, loro hanno la certezza di che il circuito sia pronto ai primi di maggio, e quindi noi abbiamo previsto in questo momento una gara in calendario alla fine di agosto del 2012. Se questo avverrà come ci auguriamo, saremo il primo campionato del mondo del motorsport a correre in Russia, prima della Formula 1 e prima degli altri che fanno i campionati di moto, cioè della MotoGP. Questa è una notizia importante, perché ovviamente in un momento difficile come questo bisogna anche andare a cercare risorse nei paesi che invece hanno un'economia in forte crescita. La Russia è uno di questi paesi, e quindi pensiamo che riuscire a costruire un interesse intorno ai campionati di moto, e nella fattispecie al nostro campionato, al campionato Superbike, possa anche aiutare nel medio termine poi i team a trovare risorse, a trovare sponsor in Russia, perché trovarli in Europa è diventato sempre più difficile. Per quanto riguarda la Malesia, è un progetto su cui stiamo lavorando da un pochino di tempo. Purtroppo le trattative sono state nel passato più difficili di quello che ci saremmo aspettati. In questo momento la situazione sembra essere favorevole, e quindi sembra che la possibilità di trovare un accordo per il 2012 non sia lontana. Speriamo di riuscire a portare a casa anche questo risultato e quindi inserire la gara in Sepang al ritorno dall'Australia. Però mentre la Russia è al 95%, forse qualcosa di più, questi siamo ancora un po' più lontani. E l'ultima domanda riguardava ovviamente tutti i rumors legati al fatto, ed è una cosa di qualche settimana fa, di un interesse di della società, del gruppo Dorna, se poi mi correggerà. Ecco, allora, questo così leviamo anche un po' di dubbi e facciamo anche un po' di chiarimenti su ti correggo o la correggo, così manteniamo le distanze. Assolutamente. Attraverso la telecamera è quello che volevo. Benissimo, essere corretto intendo, non mantenere distanza. No, quello no, bene, quello bene. Spero di no. E allora, il gruppo, premesso che è una situazione di cui siamo autorizzati dai nostri uffici svizzeri a parlare molto poco, però la sostanza è che il gruppo Infront, che è di proprietà di due gruppi, non scendiamo nei dettagli, ha deciso di trovare un partner, e quindi questi due attuali proprietari del gruppo Infront
di mettere sul mercato una quota ancora da definire, ma piuttosto importante, della proprietà della Infront. Stiamo parlando di Infront Sport e Media, esatto, che è il secondo gruppo al mondo per quanto riguarda il sport marketing, che detiene i diritti della produzione televisiva dei campionati del mondo di calcio, che ha anche la vendita dei diritti dei campionati del mondo di calcio, che gestisce in Cina la Lega Professionale Basket, che ha in Italia il ruolo di advisor della Lega Calcio, che gestisce quasi la totalità delle gare della Coppa del Mondo di sci alpino e anche quella di sci nordico, che in Germania ha un certo numero di squadre di calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Tra queste attività detiene anche il controllo di Infront Motorsport, che è la nostra società che organizza il campionato del mondo Superbike. Tra le aziende che hanno dimostrato un interesse all'acquisizione, come dicevo, di una quota del gruppo Infront, che è, di cui la Superbike è una parte importante, ma direi abbastanza piccola, c'è anche la Bridgepoint, che è il gruppo, il fondo, che ha acquisito anni fa la Dorna. Ora, questi sono i fatti. Non è la Dorna che vuole comprare la Superbike, non è la Bridgepoint che vuole comprare la Superbike, perché acquisisce, se lo farà, acquisirà una quota importante di un gruppo molto importante che fa tante altre cose, e fa tante cose più importanti della Superbike dal punto di vista del business. È ovvio che l'analisi per sintesi del tifoso appassionato, facendo, no, una sintesi dell'analisi e poi un'analisi della sintesi, la conclusione è quella più eclatante, che spesso è quella più avvincente e anche più terroristica, era che Dorna comprava Infront per chiuderla, ovviamente. Cioè, Dorna comprava Infront, e se non, diciamo così, è la cosa più ipotizzabile, no, nella mente terrorizzata dell'appassionato, doveva essere solo la chiusura. No, non so se ho reso l'idea di questa cosa qui. In realtà poi dopo non se ne è più parlato, quindi evidentemente le cose erano... Beh, posso capire che anche perché alcuni report su alcuni quotidiani tendevano a banalizzare un pochettino l'operazione, posso capire queste preoccupazioni e posso anche dire che le cose non stanno così. A questo punto noi avremmo, per la pace di tutti quelli che devono andare in vacanza, compresi i general manager, anche finito, e in realtà abbiamo risposto a un sacco di domande, un sacco di curiosità. E sono sicuro che anche il freddo animo del direttore generale sarà più sereno, sapendo che molti tifosi appassionati sono stati in qualche modo tranquillizzati dalle dichiarazioni e dalle spiegazioni su tutti i temi caldi che, diciamo così, ruotano intorno al campionato mondiale delle derivate di serie. Insomma, noi me lo auguro anch'io, e colgo l'occasione per augurare delle buone vacanze, buone serene vacanze a tutti gli appassionati, e noi torneremo dopo una breve sosta a lavorare comunque sul campionato, sull'ultima gara del campionato 2011 e sulla stagione 2012, e diamo l'appuntamento a tutti il 4 di settembre per la gara del Nürburgring. Quindi buone vacanze e ci vediamo presto in pista. E non è neanche tanto lontano. Grazie. Grazie. Speed Race, l'ABC dell'Energy Drinking.